Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa 77esima puntata della Pixelmon. Finalmente siamo ritornati. Io ero quasi morto, Winfer, mi dispiace. Bene, dai, non fa niente. Allora, che cosa facciamo in questa puntatozza? E niente ragazzi, il capolista non c'è come al solito, quindi cerchiamo di fare qualche power up sui Pokémon, dai. Allora, dai. Il primo è Fluffy. Fluffy, io ti odio ed è per questo che vi sto facendo un Emolga. Ma se in caso Emolga non c'è in tempo debito per il capolestra, mi servirai te. Quindi ti imparo Invertivolt al posto di Falcecannone. Perché ragazzi? Perché Fluffy diventerà uno switcher. Cambierà ogni volta che attacca, così almeno cambio nel momento giusto e mi tankerà il danno che si dovrebbe prendere Fluffy. Questa è una cosa abbastanza buona. Allora, poi il secondo che devo maxare di mosse, Grovyle. Allora, a Grovyle gli devo imparare Forbice X, Calcio Basso e Acrobazia. Perché? Acrobazia perché dice che se il Pokémon che la usa non ha uno strumento, eccolo qui, fa il doppio del danno, quindi invece di essere un 55-100 diventerà un 110-100. E questa cosa mi può servire. E togliamo inseguimento. Poi la seconda, dove cazzo stai? È Forbice X al posto di Taglio Furia, così almeno una mossa bug di 80 di danno, soprattutto molto efficace contro i Pokémon d'erba. Se io ho Grovyle e lui c'ha, chi cacchio era, chi c'aveva come Pokémon d'erba, non mi ricordo. Pure lui c'ha Grovyle. C'ha Grovyle, Forbice X e tanti saluti. Però è difficile saluti. Che ti mette Grovyle con Grovyle. Non lo so, bisogna giocare d'astuzia. Ormai sto iniziando a capire che devo giocare con i trabocchetti, perché si può giocare realmente con quello. La seconda è Calcio Basso. Uno, perché non c'ho altre mosse a imparare sinceramente con le MT. E un altro perché se colpisco c'è una probabilità che gli riduce la velocità. Mi può far molto comodo. Infatti tolgo attacco rapido. Olè! E Grovyle c'ha tutte le mosse messe bene. Mo chi manca? Dewott. Dewott perché non ha un cazzo di mosse. Dove stai? Ti devo imparare Geloraggio e l'Acerboso. Oh! Oh! Oh, oh, è arrivato il capo palestra. Fermi tutti. Gli imparo le mosse e andiamo a fare il capo palestra, dai. Eccoci ragazzi, pronti per un'altra sfida contro il capo palestra. Inizio con Skarmory. Allora, a Dewott io ho imparato l'Acerboso e Geloraggio per due motivi. L'Acerboso contro i Pokémon d'acqua, invece Geloraggio contro quelli d'erba, che secondo me non se l'aspetterà per niente. Quindi cerchiamo un attimo di giocare un po' tattici. Allora, adesso mi concentro. Innanzitutto con Skarmory levito roccia, subito, non me ne frega niente. Action Power, chi se ne frega, potevi fare qualche mossa di fuoco, era meglio. Però lui pensava che io forse cambiassi Pokémon. Cambiassi Pokémon, ma sì. Si attacca al Ciufolo, non cambio e vado di Baldeali. Flamethrower, rimango con uno di vita, faccio Baldeali e muoio da solo. Però non so quanti danni gli ho fatto. Allora lui ha messo quello. Io metto Dewott. Metto Dewott e molto probabilmente so che cambierà. Giusto? Che ne dici, Winfer? Non lo so, può darci pure che se lo tiene per farlo morire. Vediamo che fa. Sì, non lo cambia. Dragon Pulse. Cavolo. Taglio Furia allora. Taglio Furia, c'ha uno di vita, glielo ammazzo. Attacco prima io. Ha visto che c'ho Geloraggio per adesso, cazzo, per la sua giocata. Intanto Charmeleon sta giù, stiamo 1-1. Ha messo Monferno. Ha messo Monferno. L'infame me l'ha ammazzato con qualche mossa De lotta. Quindi se non sbaglio dovrei attaccare prima io. Proviamo di trovampata. Sì, attacco prima io e due Pokémon fuoco giù. Butta Grovyle, Geloraggio dovrei attaccare prima io. Giga Drain, no. Cazzo, attacca prima lui. Porca zozza. Vai Charmeleon, ti prego, sei la mia unica speranza. Lancia fiamme. Vai. Immediatamente, tanto cambierà, metterà qualche Pokémon d'acqua. Porca zozza. No, non cambia. Croconav. Croconav. E qua da di gioca d'erba. E qua d'onda d'erba, ma c'ha Geloraggio, lo so. Dragon Dance. Ok, se si sta preparando l'infamino. Proviamo Giga Assorbimento. Non gli farà molto danno perché Grovyle è d'attacco, infatti, vedi, me l'ha shottato. Però gliel'ho portato a uno di vita. Qua è brutta. Che ti è rimasto? Gliscor e Fluffy e Charmeleon. Croconav è d'acqua.
Quindi vabbè, proviamo non acrobazia. Sono di vita, però Acrobazia. Prima, sì. Hai spanciazzo, lo sapevo che c'aveva qualcosa. Gliel'hai ucciso però. Non fa niente, adesso ci dovrebbe avere. Ci dovrebbe. Gli dovrebbe essere rimasto Priplap e due Pokémon. E un Pokémon d'erba, Snivy. Allora, vediamo, vediamo. Allora, io ho ammazzato i due fuoco. Infatti, vedi, ha messo Priplap. Ha messo Priplap l'infame. E non so chi gli è rimasto, quindi sto un attimo. Posso provare. C'ho Velen Puntura, Forbice X, Terremoto e Acrobazia. Proviamo Acrobazia. Se lo vuoi lasciare morire, sì. Vabbè, a posto, uno di vita, dai. Agility. Si è giocato il turno per tirare Agility. Però adesso attaccherà prima lui. Fai Ice Beam e via. E adesso c'ho un'unica speranza, che è Fluffy. È Fluffy. Voglio provare Invertivolt. Vai. Scald. Vai. Priplap. Perfetto, Invertivolt. No, Invertivolt non mi fa cambiare, non funziona, Quinfer. No. Oh my fucking god, non funziona. Comunque ho messo Snivy. O gli è morto Piplup? Gli è morto. Sì, gli è morto Piplup. Allora, Fulmine. Gli è rimasto solo Snivy. Shed Bomb. Gli sarà rimasto qualcun altro. Lancia fiamme, vai Charmeleon. Vai Charmeleon. Vai Charmeleon. Vai Charmeleon. Non fare in modo che attacca prima lui. Ti prego. Vai. Ho vinto! Ho vinto, ce l'ho fatta! Sì, se ne frega, non me ne frega niente. Non lo so, dov'è? Non saprei proprio, aspetta un attimo, Slash Badge sì e Singer. Ce l'ho, ce l'ho, eccola, eccola. Allì, dobbiamo andare a festeggiare qui per. Basta. La prossima palestra quale sarà? Vediamo. La prossima palestra, se non sbaglio, che è di livello 30, dovrebbe stare a sinistra. No, a destra. La normal. La normal gym. Quindi pensate che mi devo fare una squadra tutta piena di mosse di lotta. Mi devo fare un Lucario, mia cara Quinfer. Guarda io. Ce l'hai un Lucario? Ma non ce l'ho a livello 30. Me lo devo rifare. Visto che ci abbiamo detto con gli IVS della Madonna Gesuppina, ce lo possiamo rifare tranquillamente. Allora, Quinfer, visto che ci abbiamo ancora 2 minuti, andiamo ad aprire delle voting cake. Che ne dici? Yeah, andiamo. Eccoci qua alle chest. Dobbiamo festeggiare, Quinfer. Vieni qua, dai. Festeggiamo con quel poco che ci abbiamo. Vai, allora, 3, 1. Ah, già, che fai? Che ti è uscito? Bacca mango, me lo sbatto in faccia. Ok. Apro io. Bacca Salak, questa me la ficco nel culo, come è supposta, va bene. E 10 Ultra Ball, un cazzo, mamma mia. Quando è stata l'ultima volta che ci abbiamo vinto una Legendary Key su ste cose, veramente? Veramente. Oh, Winfer! Possiamo ripetere la cosa, Legendary Key. Ci ho cliccato per sbaglio, l'ho presa. Piglia. Aspetta. Io mi libero lo spazio nei Pokémon. Aspetta. Ok. Basta, sono ancora felice. Ah, il mio grande Charmeleon. Vedi che con le mosse appropriate, Quinfer, vedi? Presa? Dai. Ci sei? Sì. Dai. Vai, Quinfer. A lei l'onore. Sì, a lei l'onore. Hai trovato un Cicorita schifoso. No, io bene lo stesso. Io no. Vado io. Dobbiamo festeggiare, ragazzi. 3, 2, 1 e televita i maroni. Vai. Sì. Ho trovato uno shiny seed da qui. Ammazza oggi il culo, non mi vuole più lasciare. Basta. Ma io così. E ora facciamo quando il trade, no? Giusto. Andiamo a casa. Sei pronta, Quinfer? Yeah, sì. 3, 2, 1, vai. Vai. Ecco il culo che se n'è andato. Dai, guarda, dai, che ho cazzo trovato. Io questo. Che? Ale, bellissimo. Un maialino. No, io la sfida contro di te non la faccio più, perché tu c'hai le mosse di ghiaccio. No. Non hai detto che c'ha le mosse di ghiaccio? Aspetta, è livello 5. Se c'ha mosse di ghiaccio, te piscio. Se non ce l'ha, te do le azione. Se Guggio
e fangata. Perfetto, ti è. Ecco delle tre caramelle rare. Falle alzare, ci facciamo una bella sfida. Che ne dici? Vai. Sei pronta, Winfer, per prendere la tua sconfitta? No, vincerò io oggi. Sì, tutto sta fortuna, non ce la puoi avere. Vai, accetta. 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 Vedrai, vedrai, ti ucciderò con il mio Pokémon che fa turbo sabbia. Tu hai sbagliato a farmi togliere due livelli. Di tre livelli. Perché hai preso le mosse? Eh no, è salito da solo. Cioè, aspetta, hai preso le mosse? Che mosse hai preso? Ha preso una mossa che si chiama Polveneve. E che palle! E che quindi palle. Prendi questa Polveneve in faccia. Ho capito, vabbè, sì, vabbè, no, basta. Io con te non ci gioco più. Aspetta, qui siamo dimenticati una cosa. Cosa? Che qui dietro c'è una chest messa da un nostro fan. Allora andiamo ad aprirla, dai. Eccola. Cazzo, me la dimentico ogni volta. Eh sì, ora puoi rompere tutte le pale che vuoi. Perché? No, scusami, perché? Sì, ti a vedere, Winfer. Lo stai a vedere? Che carino, dai, le palette d'oro. Ecco, va, lasciale qua, va, che così almeno me le metto. Cioè, so dove stanno e quando mi servono le venga via. Prendine almeno qualcuna, non si sa sì, mai. Sì, me ne sono prese due. Allora, 55 diamanti ci ha regalato, 8 smeraldi e 9 lingotti. Noi ti ringraziamo. E in più, mi fotto il blocco sotto. Tiè. Oh, sono sempre diamanti, no? Sì, sì, giusto. Allè. A posto, a posto. Vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi. Mamma mia, Winfer la palestra. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Yeah, ciao.